Lei con la maglia arancione, Roberto, sei solo tu. Ce l'abbiamo fatta. Sono contento per Robby, è andato fra i migliori perché sennò sfrantumava per un altro mese. Ha un nome questa musica? Piccione viaggiatore. Raccontami la tua filosofia. Allora, diciamo che io nella mia vita per delle scelte non ho viaggiato tantissimo. In che senso per delle scelte? Sono uscito di casa abbastanza presto, ho comprato casa, mutuo. Io in casa mia sto bene, è il mio scudo, la mia protezione. Qua dentro invece ho iniziato a capire delle cose che mi piace disossare, sfilettare. Che è ora di vendere tutto e andare. Uscire dalla propria casa può anche spaventare. Masterchef queste paure me le sta un po' facendo scomparire. Con il piccione ho fatto un bonbon e poi ho fatto una teriyaki con aceto di lampone, mirina e soia. E ho fatto il ripieno della coscia di piccione con riccio e fegatini di pollo. Devo dire che l'idea è comunque la vera Montrouge. Sulla presentazione vedo questo monocolore. In realtà non ci ho pensato, ed effettivamente friggendo tendenzialmente diventa scuro. Non ho pensato al colore. Vedi che manca un po' un colore, quindi ti ho dato una piccola idea per la prossima volta. Però ci hai messo la panatura giusta, secondo me. C'è una bella croccantezza. Grazie, chef. Prego. Quindi qui dentro tu hai scoperto che ti piace dissossare, sfilettare, che ti piacciono le altre culture e quindi ti piacerebbe viaggiare. Che altro hai scoperto di te? Ma che c'ho anche delle buone idee. Te lo dico io cosa hai scoperto, Robè, che sai pure cucinare. Grazie, bravo, chef. Grazie mille. Molto emozionante. Bravo, Robby. Porti un piatto a uno chef stellato e questo ti fa dei complimenti. Quando è che ti ricapita nella vita?